La seduzione via chat funziona? O è meglio approcciare ragazze dal vivo? In questo video ti rivelo tutto ciò che devi sapere sul rimorchio online ed offline. Se ancora non mi conosci, mi presento velocemente. Io sono RD e sono un formatore e consulente della seduzione, presente sul web con rimorchiadonne.com dal 2008. C'è un famoso detto romano che dice: chi si loda si sbroda. Tradotto in lingua italiana significa che chi si pavoneggia fa poi brutte figure. O ancora, la superbia andò a cavallo e tornò a piedi. Oppure, i pifferi di montagna andarono per suonare e furono suonati. Ti ho detto tutti questi proverbi per farti capire che non devi mai vantarti, anche se puoi permettertelo, soprattutto con le ragazze. Ovviamente esistono delle eccezioni che confermano la regola e io ne faccio parte. E posso assicurarti che sono uno dei migliori coach in Italia specializzato nella seduzione online. In tutti questi anni ho già aiutato centinaia di uomini a migliorare nel rimorchio online e ovviamente anche offline. E sono sicuro che possa aiutare anche te a diventare bravo nel conoscere e conquistare ragazze online se seguirai le mie indicazioni ed i miei consigli. Se sei interessato a tematiche riguardanti la crescita personale e desideri migliorare nell'arte della seduzione e vuoi scoprire tecniche, strategie e consigli per conquistare le donne, allora iscriviti al mio canale e attiva le notifiche, perché ogni singola settimana usciranno dei nuovi video ed attivando le notifiche non te ne perderai nemmeno uno. Ho deciso di fare questo video perché spesso ricevo molti commenti da parte di uomini che sostengono che i social network o i siti di incontri sono la rovina dell'era moderna, dei rapporti uomo-donna, del corteggiamento e, se vogliamo concentrare tutto in una sola parola, della seduzione. Questa linea di pensiero coinvolge una fascia di età che va dai 35 ai 50 anni in su. Fondamentalmente sono uomini che non si sono adattati al progresso della seduzione, rifiutandosi di cimentarsi nei nuovi meccanismi della comunicazione digitale. Oppure sono uomini che non hanno avuto riscontri positivi online, magari hanno ricevuto numerosi rifiuti in chat ed esperienze negative, e quindi, esattamente come la volpe che non riesce ad arrivare all'uva, giustificandosi, che acerba, esordiscono dicendo: i veri rapporti umani sono faccia a faccia, si deve approcciare di persona, non dietro uno schermo. Una donna devi guardarla negli occhi e parlare di persona se vuoi conquistarla. Non nascondetevi dietro uno schermo, dietro uno smartphone. Cacciate le palle e approcciate ragazze nella realtà. Instagram, Facebook, app di incontri. Che so ste frociate? Sui social è tutto finto, è una realtà sabotata, alterata da foto ritoccate che fanno sembrare una ragazza Miss Italia, poi la vedi dal vivo e ti ritrovi davanti Miss Scaldabagno. Queste affermazioni fanno parte di quella categoria di uomini che non hanno avuto grossi risultati online con le ragazze o che magari nemmeno ci hanno provato, perché radicati alle ormai obsolete tecniche di seduzione. Non puoi pretendere di rimorchiare una ragazza nel 2020 nello stesso modo in cui tuo nonno ha conquistato tua nonna negli anni 50. Non puoi dire che una cosa non funziona solo perché con te non ha funzionato. È come dire che gli spaghetti al pomodoro fanno schifo perché li hai cucinati di merda, utilizzando prodotti scadenti come pomodori marci, aglio bruciato ed olio di palma anziché olio extravergine di oliva. Se vuoi cucinare un buon piatto devi usare prodotti buoni e seguire una ricetta. Se fai di testa tua e non hai esperienza culinaria, i tuoi piatti faranno vomitare anche una capra. La causa scatenante che determina queste sentenze negative sulla seduzione online è scaturita da un modus operandi sbagliato che porta inevitabilmente ad esiti negativi, notti in bianco e tante, tante pippe. E sparare a zero dicendo che l'online non funziona per rimorchiare o peggio che rovina i rapporti tra le persone è solo una scusa, una menzogna che dici agli altri per convincere te stesso che è così. Vallo a dire a tutti quei milioni di uomini che non solo in Italia ma nel mondo sono riusciti a conoscere la donna della loro vita grazie ad internet. E poi una cosa che mi fa incazzare è l'ignoranza delle persone.
Perché devi dire che i rapporti umani sono faccia a faccia e non dietro uno schermo? Perché devi dire che una donna devi guardarla negli occhi e parlarle di persona se vuoi conquistarla? Attenzione! Non sto dicendo che sono cose sbagliate. Il contatto oculare, il contatto fisico, il tono della voce, il sorriso, le espressioni del volto, il linguaggio del corpo, l'odore, la chimica, sono cose necessarie e indispensabili per arrivare al cuore di una donna e naturalmente puoi vivere e far vivere queste emozioni e sensazioni solo ed esclusivamente dal vivo. Non sto dicendo che devi vivere di amori platonici, non sto dicendo che devi metterti un casco virtuale per scopare come Sylvester Stallone in Demolition Man e non sto nemmeno dicendo che devi infilare il tuo pene nel cellulare. Voglio semplicemente dire che il chat game ti permette di coltivare rapporti con ragazze che già conosci da tempo o meglio ancora di approcciare e di incontrare ragazze inarrivabili o perfette sconosciute. È normale che poi la vera conquista avviene dal vivo, quindi non venitemi a dire che una donna la devi guardare negli occhi e parlarle di persona, perché quello avverrà comunque. I canali social ti permettono di conoscere una ragazza e di incontrarla dal vivo. Se si può lavorare da casa con il computer, il cosiddetto smart working, se si può acquistare qualsiasi cosa dall'abbigliamento al cibo, mi spieghi perché cazzo non si potrebbe rimorchiare online? Il vero problema di queste persone che non hanno risultati in chat sta nel metodo sbagliato con cui si approcciano le ragazze e non nel fatto che rimorchiare online sui social non funziona, è sbagliato e sono la rovina della nostra società. Nel mondo niente rimane uguale, è tutto in continua evoluzione ed un buon seduttore dovrebbe riconoscere quando giunge il momento di mettersi in gioco ed evolversi invece di criticare e rimanere fermo ai vecchi metodi che non portano risultati. Chiedere numeri di telefono a ragazze sconosciute in giro per strada non ti rende una persona migliore di chi approccia ragazze sconosciute su Instagram. E ti dirò di più, si hanno più chance a provarci con ragazze sconosciute su Instagram rispetto a chi si butta la cazzo di cane chiedendo numeri di telefono magari in un centro commerciale con la mascherina addosso. Se dopo tutto quello che ti ho detto in questo video continui a ripetere che internet non funziona e non va bene per la seduzione, significa che non hai capito un cazzo. Ed è proprio per questo motivo che voglio darti tutti gli strumenti per essere in grado di evolverti e di diventare maestro della seduzione online. Ho creato un corso super avanzato dove ti mostro dalla A alla Z tutto ciò che è necessario sapere e fare per riuscire a conquistare ragazze su Instagram con successo. Il corso si chiama Conquistagram e puoi scaricarlo cliccando il link che vedi in descrizione di questo video se lo stai guardando su YouTube o Facebook o sopra nella bio se lo stai guardando su Instagram. Cliccando il link riceverai subito in omaggio il report con le 7 strategie di base per conquistare ragazze su Instagram ed avrai quindi anche la possibilità, se lo riterrai opportuno, di scaricare il corso avanzato Conquistagram. Ricordati che non sono qui per fotterti, ma sono qui per farti fottere. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare le notifiche perché ogni singola settimana usciranno dei nuovi video dedicati alle tecniche di seduzione più efficaci per conquistare ragazze e sarai avvisato per primo. Se hai delle domande da farmi, scrivimi pure in un commento. Sarò felice di risponderti.